Carissimi amici della Pagonotomia, buon sabato e puntata particolare, puntata speciale. Di solito ce la diamo la domenica, ma infatti oggi non ce la daremo. Ma presentiamo il pennello nuovo degli amici della Pagonotomia, nuovo gadget, diciamo, che abbiamo con in collaborazione di Issa Cosmetic creato e lo raccontiamo un po'. Eccolo qua. Questo è il pennello, un pennello di maiale, cinghiale, sbiancato. Questo è il ciuffo. Con un manico molto corto, molto tecnico, vedete? E la scritta di Issa Cosmetic, amici della Pagonotomia, come d'altronde era il primo pennello sintetico in questo caso, con un manico giallo più lungo, vedete che la differenza? E la scritta, oddio, mi cade tutto oggi, la scritta di Issa Cosmetic, amici della Pagonotomia. Allora, le motivazioni, molto semplice, Issa Cosmetic ha creato un ciuffo di maiale, cinghiallo, lo dicono, insomma, setola comunque. Noi abbiamo pensato più volte che il mondo dei pennelli fosse un po', giustamente anche per molti versi, inflazionato dai sintetici da un lato e dai tassi di alta qualità dall'altro, che non fa male, però ci fosse un po', come dire, si sentisse un po' la mancanza di qualche novità riguardo all'aspetto maiale, che comunque è un tipo di pennello che a molti, me compreso, piace moltissimo. Evidentemente questo è un pennello che è un ciuffo che necessita di un trattamento e di una pazienza diversi da quello che può essere un sintetico che si attiva immediatamente o di un tasso che insomma ha un tipo diverso di approccio con la pelle. Questo è un maiale abbastanza all'inizio duro, che però con il rodaggio, vedete come si apre, perde anche un po' di peli lateralmente, ma è normale, li ha persi qualsiasi maiale che io abbia utilizzato, insomma, non è un problema quello per me, perché fa proprio parte del rodaggio del pennello. Perché con Issa Cosmetic? Perché sono amici, perché mandano. Ormai da un anno i loro pennelli mi mandano per il test che io ovviamente ve li presento, loro me li mandano per farmeli provare e allora perché no creare anche un prodotto personalizzato per dare la possibilità ai nostri utenti che ormai sono tantissimi e anche nella chat di Telegram, insomma su YouTube, su Facebook, su Instagram, grazie al lavoro di tutti, insomma, possono avere un prodotto, diciamo così, personalizzato. Ovviamente specifico che anche in questo caso noi non è un nostro business, cioè nel senso che semplicemente il prodotto viene venduto da Issa Cosmetic e passa direttamente dal produttore, che è l'azienda, all'acquirente. Noi non c'entriamo niente, per essere chiari, ma no, non perché ci vuole trasparenza in queste cose. Noi non facciamo. Non abbiamo nessun guadagno, ecco, tanto per essere chiari. Semplicemente abbiamo questa collaborazione con questa azienda che non fa altro che mandarci appunto ogni tanto, mi manda in particolare dei pennelli da provare, io li provo e chi poi li vuole acquistare li acquista, ma non ho nessun tipo di ritorno economico. Questo è importante perché, ripeto, è una questione di trasparenza, no? Come dico sempre, non c'è nessun tipo di difficoltà. Allora, quindi quando abbiamo visto che c'era la possibilità di avere un ciuffo di maiale, abbiamo detto, ma facciamo allora un secondo pennello degli amici della Pagonotomia di maiale. Perché con Issa Cosmetic? Al di là del marchio, noi sappiamo benissimo che ci sono produttori di pennelli di grandissima qualità, poi sappiamo benissimo anche che i ciuffi sono più o meno vengono più o meno sempre dallo stesso posto, insomma, quindi senza nulla voler togliere la grandissima qualità e eccellenza dei produttori di pennelli europei, diciamo così, noi volevamo un prodotto che potesse essere alla portata di tutti, no? Così come abbiamo fatto per il sintetico. Questo prodotto costa sui 15 euro, ecco, spedito, credo, adesso non mi ricordo più, quindi è alla portata un po' di tutti, voglio dire, quindi questo è un po' è stato il nostro obiettivo dall'inizio, creare qualcosa che chiunque potesse permettersi per avere magari il pennello col marchio della nostra community che ormai sta crescendo,
tra YouTube, Facebook, Instagram, insomma, Telegram, chat. Quindi avere un gadget è una cosa simpatica e carina. Ma vediamo se questo, io ho chiamato gadget, ma è un pennello molto tecnico. E quindi devo dire grazie a Luca, Luca Esposito, che ha indovinato il manico, perché nodo 26, manico molto tecnico, perché vedete che è adatto proprio al montaggio in viso, essendo così corto, ma nonostante questo si presta anche bene al montaggio in ciotola. E oggi lo proviamo con due tipi di montaggio, un montaggio in una crema e un montaggio in un sapone duro, così vediamo come si comporta. Tenete presente che questo qua mi è arrivato giovedì, quindi secondo me il rodaggio non è ancora completato completamente. Io l'ho messo alla prova, l'ho stressato, l'ho utilizzato, ma secondo me questo tipo di setola dà il meglio dopo un 20 giorni di utilizzo intensivo. Questo è quello che credo io. Allora, proviamolo con la più classica delle creme, con una Pro Raso verde, vediamo come va. Allora, iniziamo. Lui è stato già bagno stanotte. Iniziamo con il bagnare di ciuffo. Poi domani lo proveremo in natura. Eccolo qua, Pro Raso verde, nella ciotola di Rocco, Rocco Contini. Eccolo qua, mettiamo un po' di Pro Raso verde, pochissima, così vediamo come monta. Qua, iniziamo così, solo con il ciuffo inumidito. Vedete che il montaggio prende già bene, eh? E il maiale ha questa caratteristica che se non adesso un po' d'acqua aggiungiamo, vedete che già solo con un pelo umidito ha già creato delle basi, un po' d'acqua. E qui partiamo letteralmente per la tangente, perché vedete, guardate. Ecco qua. Quindi direi che il montaggio è efficace, perché poi è quello che conta. Qualche pelo lo perde, ma sono peli laterali, vedete? Quelli piccoli laterali. Però il montaggio sulla mano. E direi che ci siamo. Si apre molto bene. Eccolo qua. Vedete quanto sapone ha prodotto e quanto ne è ancora. Sciacquiamo. Noi pensiamo, io penso di parlare a nome di tutti, quelli dello staff, degli amici della fondatomia, che il maiale sia, diciamo, un materiale, una setola un po' trascurata ultimamente nella pennelleria, eccolo qua, no?
l'ho rimesso, l'ho sciacquato, la mano invece è ancora intrisa del prodotto, ma adesso lo asciughiamo. E vedete che come tipo di setola, adesso questo non è stato a bagno, non, come tipo di setola e come grandezza della setola, adesso questo non è stato a bagno, infatti me ne scuso, perché volevo fare un paragone solo anche solo visivo, perché chiaramente non si può farlo e paragonabile un po' al semoga, che adesso è chiuso perché non è stato a bagno, ma come grandezza, come tipo di setola, anche sbiancata, vedete? Vedete anche se voghi intorno a questi peli che tendono ad allargarsi, ma è normale. Questo adesso non è stato dato, non è stato riattivato, quindi lo vedrete più chiuso, ma più o meno siamo lì. Allora, proviamo un sapone duro. E qui, se il maiale è casa sua, sapone duro, cioè voglio dire, gioca in casa. Proviamo un po' il sapone duro e andiamo a prendere un varesino 70 di anniversario. Allora, qui, come al solito, il sapone duro come si gestisce? Si fa arrivare l'acqua calda, qualche goccia, e lo si lascia un attimo a lavorare. Intanto noi prepariamo il pennello, lo bagniamo anche qua, lo asciughiamo un po' facendolo, e non lo faccio perché sennò sporco il video. Scrollandolo un po', ma lasciandolo umido. Ora l'acqua ha lavorato probabilmente sulla superficie del sapone e vediamo un po' cosa succede. Lavoriamo con le punte, è un maiale, quindi non abbiamo paura di nulla. E guardate quanto preleva. Vediamo quanto preleva. Sta letteralmente mangiandosi il varesino, eccolo qua. Quindi questo prelievo è stato già effettuato. Adesso andiamo. Buono, il varesino, beh. Andiamo a lavorarlo in ciotola. Anche qui, guardate, ha creato già le basi per un montaggio. Già così. Ma vediamo con l'acqua. Qui non c'entra il pennello, qui il sapone, la ciotola, ci sono tanti componenti, adesso è un maiale, voglio dire, come tanti altri, non è che sto dicendo che. Ecco che con l'acqua il montaggio si fa più importante. E il risultato è notevole. Eccolo qua, guardate che bel montaggino che ha fatto. Direi che non è male. Fragranza molto delicata, quella del varesino, eccolo qua. Magari questo varesino che non vi ho mai provato lo si può domani in rasatura, che dite? Ecco qua. Anche in questo caso qua il montaggio è
Ottimo, ecco qua. Vedete che funzionare funziona. Chiaro che la ciotola aiuta, però acqua calda, una scrollatona e il pennello torna aperto. Eccolo qua. Allora, niente, l'abbiamo provato con due tipologie diverse di saponi. Possiamo ancora provarlo con una pasta di sapone. Con una pasta di sapone possiamo ancora provarlo, magari. Se volete una prova in più, possiamo provarlo con una pasta di sapone difficile da montare, considerata difficile da montare, come le perlusienne Fougère. Vediamo un po' come si comporta. Facciamo ancora l'ultimo tentativo. Abbiamo fatto sapone duro, vedete la perlusienne pasta di sapone. Anche qui io metto due gocce d'acqua e vediamo come si comporta con le perlusienne. E lo sta proprio mordendo, eh? Eccolo qua. Andiamo a vedere di nuovo in ciotola. Anche qua il montaggio ha preso subito. D'acqua e anche le perlusienne. Guarda il montaggio. Anche le perlusienne pronto. Sì, lo monta bene, chiaramente. È ovvio che la setola fa il suo mestiere. Bene, sappiamo. Quindi abbiamo usato tre tipi di saponi diversi. Allora. Chiaramente oggi dobbiamo provare soltanto in ciotola perché non mi serve testarlo in viso vuoto, ma domani lo proveremo in viso. Allora, una sciacquatina e siamo a posto.
Allora, pregi e difetti di questo, come possiamo chiamarlo? Pennello degli nemici della pognatomia 2.0, per usare termini che sono entrati nel linguaggio comune, no? Quando si fa un prodotto, secondo me, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, di cui sono orgoglioso anche solo per il nome che porta, monta qualunque cosa, nonostante un rodaggio, se vogliamo, limitato, perché io l'ho rodato intensamente per 4 giorni. Tende a perdere qualche pelo laterale, questo ve lo dico chiaramente perché è successo, mi sta succedendo, ma secondo me non è un problema perché è molto folto, come potete vedere. E questo mi è capitato con tanti altri maiali, quindi non lo vedo come un limite, come un problema. Insomma, al momento, voglio dire, non dà fastidio, è normale, secondo me, che perda qualche pelo. Specie se quelli laterali, quelli centrali sarebbe più preoccupante, ma finora ne ho persi solo i laterali. Quindi non mi preoccuperei di questo fenomeno qua. Molto efficace e appunto con un rapporto a qualità-prezzo assolutamente elevato. Naturalmente io vi lascio il link se qualcuno lo vuole acquistare. Ripeto, noi non abbiamo nessun tipo di interesse economico, per noi è semplicemente una collaborazione a saldo zero, nel senso che loro lo producono e il prodotto va direttamente dal produttore all'acquirente. Noi non intaschiamo un euro e quindi non è un business per noi, per questa roba qua, è semplicemente un gioco, diciamo, il piacere di avere un gadget, un pennello con il nostro marchio, il nostro imprinting, perché questo è proprio nato a differenza dell'altra, che forse era stato più, diciamo, un qualcosa già di esistente, marchiato e personalizzato. Qui abbiamo proprio pensato noi, cioè non c'era questo pennello prima, e abbiamo suggerito alla DS Cosmetic, grazie a Luca Esposito, che è stato lungimirante, di fare questo pennello molto tecnico, no? Cioè maiale, ma questo manico particolarmente corto, ma con un'impugnatura importante per poter poi lavorare bene in viso. E domani lo proveremo in viso. Va bene, io vi ringrazio, spero che vi piacerà come idea, insomma, che abbiamo avuto, e ringrazio anche Alice Cosmetics che si è prestata a venire incontro alle nostre richieste di abbinare manico, ciuffo, insomma, loro fanno questo solo unico ciuffo di maiale, cinghiale, insomma, loro lo chiamano cinghiale, setole di cinghiale sbiancata. E quindi niente, è venuto fuori questa cosa qua. Secondo me è carina, insomma, poi ripeto, ottimo rapporto qualità-prezzo e ottimo efficace nel montaggio di qualsiasi tipo di sapone da barba. Vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo domani in rasatura con il pennello degli amici della pognatomia 2.0, chiamiamolo così. Buon sabato!